NBC. Visita a Londra per il ministro degli esteri Federica Mogherini, che ha incontrato il suo omologo inglese Angela Antetomaso, l'ha intervistata a 360 gradi. Sentiamo il passaggio proprio sulle prossime elezioni europee e sulla situazione tra l'Europa e l'Ucraina. Per la prima volta da tante settimane abbiamo parlato di Siria e di Libia e non soltanto di Ucraina. La crisi ucraina è estremamente importante, ma non dobbiamo dimenticarci delle guerre, dei conflitti, delle situazioni di forte stabilità che ci circondano e che restano prioritarie per noi. L'Ucraina quanto è prioritaria ancora per l'Italia, per i problemi magari delle forniture di gas, eccetera? È molto importante per questo motivo, ma anche e soprattutto perché alla base della crisi in Ucraina c'è una violazione dei principi del diritto internazionale, ed è chiaro che questa non può essere una cosa che passa inosservata o senza reazioni. Il punto vero oggi è trovare la soluzione alla crisi in Ucraina, far svolgere delle elezioni, avviare un processo di riforme e soprattutto consentire che ci sia un dialogo nazionale tra le diverse parti dell'Ucraina e tra una nuova Ucraina e la Federazione Russa. Qual è il ruolo dell'Italia in questo momento? C'è un nuovo governo, molto giovane, lei lo dimostra naturalmente in prima persona. Ecco, qual è la percezione proprio del nostro paese all'estero? Sta cambiando qualcosa? Sì, sicuramente c'è una immagine diversa dell'Italia, io direi più corrispondente alla realtà del nostro paese. Il nostro paese a volte è più dinamico, più giovane, più inserito nel mondo di quanto le nostre classi dirigenti abbiano rappresentato in passato, e credo che questo sia un modo di dare fede all'Italia vera anche a livello politico. Adesso, in vista del semestre europeo, come si sta preparando l'Italia? Noi dovremo innanzitutto gestire una fase di transizione molto delicata a livello di istituzioni europee, dovremo garantire che al tempo stesso ci sia una continuità di lavoro delle istituzioni europee, ne abbiamo bisogno, non c'è un minuto, un giorno di lavoro da perdere per rilanciare l'economia, soprattutto per affiancare alle politiche di gestione responsabile dei bilanci pubblici, politiche per gli investimenti, per la crescita e per l'occupazione. Questa sarà la nostra priorità. Sicuramente l'occupazione rimane un grande problema, sicuramente la crescita rimane ancora un problema per l'Italia. In vista di queste elezioni, tra l'altro parlamentari europee, che cosa potrebbe veramente cambiare per il nostro paese ma anche per l'Europa? Dopo le elezioni europee avremo un nuovo Parlamento europeo, avremo una nuova Commissione, può essere un'ottima occasione per cambiare le politiche economiche europee.